Fratelli carissimi, Gesù Cristo cerca anche oggi, con questa festa di San Barnaba, apostolo, con questo Vangelo meraviglioso che rivela cosa ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo per ciascuno di noi, cosa fa oggi. In qualunque città o villaggio ha domandato se c'era una persona degna. Tu sei degno della visita di Gesù Cristo? Sei degno che il suo amore, forse guardando alla nostra debolezza, forse guardando ai nostri peccati, guardando bene dentro di noi, potremmo rispondere no. Hai mormorato, hai giudicato, forse stai preso al laccio di qualche vizio, il gioco, pornografia, il bere, la droga. Forse la tua famiglia non è degna, perché forse tuo figlio sta in una situazione difficile, ha divorziato, forse tua figlia sta con un uomo divorziato che ha già dei figli, forse hai una causa in corso, forse nel fondo del cuore sai perfettamente che stai rubando al lavoro, stai rubando non pagando le tasse, giustificandoti che non ce la fai andare avanti, non arrivi alla fine del mese. Dice il libro dell'Apocalisse: degno sei di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei immolato e hai riscattato con il tuo sangue uomini di ogni popolo, tribù e nazione, e ne hai fatto sacerdoti. Di questi uomini schiavi, indegni, hai fatto un popolo di sacerdoti che regnino sopra la terra. Cioè l'unico degno di prendere il libro, cioè di conoscere la verità, di prendere quel libro sigillato, che è la scrittura, che è il Vangelo che Barnaba ha annunciato, l'unico è Cristo, l'agnello immolato. Ma il suo sangue, cioè l'offerta della sua vita per te, si è reso degno. Tu sei indegno, certamente, io sono indegno, certamente, ma lui, l'unico degno, ha fatto degno anche te del suo amore. I peccati mi hanno allontanato e mi allontanano da lui e mi rendono indegno secondo la legge, ma Cristo ha immolato se stesso, si è fatto agnello, sgozzato, crocifisso per farti degno. Gesù Cristo ha scelto nella città, nella tua città, nel tuo quartiere, ha scelto la persona più indegna, perché doveva fare degna del suo amore, doveva fare degna di prendere il libro, di conoscere la verità, di conoscere l'amore infinito di Dio, che non si ferma di fronte ai nostri peccati, di fronte alle nostre schiavitù, alla nostra infermità, alla nostra morte, ai demoni che ci prendono e ci tengono schiavi, all'egoismo, al pensare male di tua moglie, di tuo marito, al pensare male di te stesso, al pensare male di Dio, il demonio che ti spinge ai pensieri più orribili e ti spinge in un egoismo terribile. Gesù Cristo non si è fermato e non si ferma oggi di fronte a questo, anzi, in questa strada che lo conduceva dal cielo ai bassi fondi della società, alle tombe di ogni uomo, ha pensato intensamente a te e strada facendo, ha predicato, ti sta predicando, ti sta annunciando la buona notizia, ti ha guarito molte volte, ti ha risuscitato da tante situazioni, ha purificato tante volte quella lebbra che ti allontanava dagli altri, rendendoti impuro e incapace di partecipare veramente alla liturgia. E tante volte Gesù, strada facendo, per arrivare al fondo del tuo cuore, alla tua casa, alla tua famiglia, al fondo del fondo di te stesso, ti ha guarito e ha scacciato quante volte i demoni. Bene, oggi viene seriamente la tua vita, oggi che ti senti indegno, e tu sai che cosa? Gesù Cristo bussa alla tua porta, ti saluta, dice, entrando nella casa, rivolgete del saluto, pace a te, ti dice così, pace a te. Tu sei degno della pace di Cristo? Sì. Tu sei degno della pace di Cristo perché ne sei indegno. È il paradosso dell'amore di Dio, che il nostro moralismo, il nostro legalismo, l'esigenza con la quale stringiamo d'assedio noi stessi e gli altri, obbligandoli a essere come cerchiamo di obbligare noi stessi, secondo i nostri schemi, secondo gli schemi del mondo, ci ha impedito tante volte, forse fino ad oggi, di aprirci e di lasciarci sconvolgere dal suo amore, di aprirci umilmente al suo perdono e di lasciarci portare da lui per strade sconosciute che sono quelle della volontà di Dio. E invece proprio perché sei un peccatore, proprio perché non hai capacità, proprio perché siamo dei poveracci, deboli, incostanti, incoerenti, pieni di peccati, pieni di menzogne, Gesù Cristo viene nella nostra vita oggi e ci evangelizza, ci annuncia la sua misericordia, il suo amore. Questa è la Chiesa, fratelli, questi sono gli apostoli raggiunti da questo amore, nella loro schiavitù, nella loro povertà, nella loro debolezza, senza che nessuno di loro si fosse preparato a questo incontro. Matteo era al banco delle imposte, Matteo stava peccando, Paolo stava andando a prendersi i cristiani per metterli in galera perché potessero essere uccisi. Quale preparazione morale, quale capacità di accogliere l'amore di Dio? Invece è proprio quella situazione di Matteo, quella situazione di debolezza, di peccato, di egoismo, di avarizia, aveva rovinato tutto, aveva buttato via la sua natura, la sua primogenitura di ebreo, si era messo a collaborare con i romani per fare i soldi, era uno strozzino, un pubblicano. A sentirsi chiamare ha lasciato tutto perché ha sentito che uno lo amava così com'era. Ecco, questa è l'esperienza dell'evangelizzazione, dell'amore di Dio che si fa carne perché ogni carne possa ascoltare la buona notizia. In ebraico la radice di evangelo, buona notizia, è la stessa identica della carne.
carne, BSR, la stessa radice. Quando è che nella scrittura appare per la prima volta la parola carne? Quando Adamo, destandosi dal sonno, vedeva che Dio le sta portando. E quando la vede di fronte dice, ah, ecco, finalmente questa è carne della mia carne, osso delle mie ossa. Questa è l'evangelizzazione. Gesù Cristo, che si desta dal sonno della morte, l'agnello sgozzato che risuscita, incontra te che sei carne della sua carne, che sei quel pezzo di carne preso dal suo fianco, senza il quale Gesù Cristo stesso non può stare tranquillo, non è completo. Tu sei la sua sposa, sporca, zozza, indegna, secondo i parametri culturali, secondo i parametri della morale e della legge, senza lo spirito. Sì, è vero, la legge ti condanna, la Torah ti condanna, ma Gesù Cristo, no, Gesù Cristo è il nostro avvocato, è il nostro sposo, viene e ti dice, coraggio, ti amo, tu sei carne della mia carne, finalmente ti ho trovato. Questo significa entrare nella casa, venire povero, senza oro, senza argento, senza cinture, senza schemi, senza sicurezze, senza sandali, perché il nutrimento di Cristo, dell'operaio, del Vangelo, sei tu, è la tua salvezza. Allora oggi Cristo viene alla tua vita e ti dice di nuovo, carne della mia carne tu sei, sposa mia. Questo è quello che fa la Chiesa attraverso ogni liturgia, quando predica il Vangelo, attraverso ogni sacramento, e questo trasforma anche te e me in apostolo. Chi ha conosciuto questo amore, chi oggi si sente indegno e si vede fatto degno gratuitamente, gratuitamente dà, gratuitamente dirà allo stesso modo, tu vedrai tua moglie, tuo marito, tuoi figli, i tuoi genitori, il tuo fidanzato, la tua fidanzata come carne della tua carne, come un Vangelo vivente. Tu sarai un Vangelo vivente per chi ti è accanto, tu sarai la buona notizia che coincide con la tua carne salvata dalla carne di Cristo, unita alla carne di Cristo, offerta come un agnello per l'altro. A questo siamo chiamati, a essere fatti degni, visitati da Cristo, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, come ha visitato Cristo i suoi discepoli nel cenacolo, indegni, traditori, all'ultimo posto, buttati fuori, spazzatura, eppure cercati con un amore infinito dal Signore. Pace a voi, questo Vangelo si compie nel cenacolo, dove tu sei oggi, è il tuo cenacolo, dove sei chiuso per paura, ma ogni vita alla quale tu sei inviato, cominciando da quelle più vicine, stanno nel loro cenacolo, e Cristo in te può apparire nella loro vita e dire pace a te moglie mia, pace a te marito mio, nella mia carne sta Cristo, lui ti ama, ti perdona. Tutto questo si traduce in una vita cristiana, una vita in Cristo, una vita dello Spirito Santo, che ti porta a farti carne della carne, della debolezza, della povertà, della solitudine degli altri. Cristo si è fatto peccato per te e in te si fa peccato per chi ti è accanto, perché entrambi possiamo salire al cielo insieme a Lui, possiamo risuscitare, guarire, vedere la lebbra, guarire, scacciare i demoni e abbracciare il Vangelo, la buona notizia della morte e della risurrezione di Cristo che ci spalanca oggi e regna. Il regno dei cieli è vicino, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, oggi sarai con me in paradiso, il regno di Dio è vicino, se accogli questo regno e ti lasci portare da Lui, amare da Lui, in te il regno di Dio, il regno dei cieli si fa presente a chi è accanto a te, indegno ma reso degno dal sangue di Cristo che rende degno anche te. Barnaba è stato martirizzato, bruciato per invidia, il suo corpo in seguito a un sogno dopo molti secoli è stato trovato incorrotto mentre stringeva sul petto il Vangelo di Matteo che lui stesso aveva scritto. Ecco, questo è quello che io vi auguro, di essere bruciati dall'amore di Cristo per i fratelli stringendo al petto il Vangelo che ci salva, seppelliti per amore degli altri, lasciandoci seppellire il nostro orgoglio, la nostra superbia, i nostri schemi, i nostri progetti, perché stringendo il Vangelo che annunciamo agli altri, il Vangelo che si fa carne in noi e che dà la vita a chi ci è accanto, esattamente come ha fatto Barnaba, come hanno fatto gli apostoli per noi, cioè Cristo stesso negli apostoli per salvare la nostra vita.